commerciale, imprenditoriale palmerese, perché come abbiamo detto dall'inizio, se il commercio in un paese è vivo, il paese è vivo. Se il commercio non c'è, il paese perde in speranza. Noi stiamo sperando, stiamo cercando di incentivare la vita del nostro paese e quindi anche il commercio nel nostro paese per creare delle opportunità per i cittadini, per i commercianti e per gli imprenditori. A questo scopo c'è questa iniziativa. Abbiamo avuto questa idea di creare questo sportello informativo gratuito per tutti i cittadini, in particolare abbiamo detto i giovani e le imprese, perché sono la parte del tessuto che oggi sta subendo maggiormente questa nuova ennesima crisi. Quindi la parte, diciamo, da parte dei nostri cittadini che anche andrebbero maggiormente incentivati e che dovrebbero avere, diciamo, meriterebbero un po' di attenzione in più e la possibilità di avere qualche opportunità in più per andare avanti e per migliorare il loro livello imprenditoriale. Per questi motivi è nato questo sportello informativo. Vi presento qua, abbiamo Roberto, insieme ad Antonella Brea, che mi sta seguendo quotidianamente in questa avventura. Abbiamo avuto questa idea e ci siamo avvalsi di Atena, che si occuperà di stargli vicino. Diciamo che oggi sono numerose i nostri bandi a disposizione e per quello che si sente dal nostro governo, dal Ministero, sicuramente sono in cottura altri bandi PNRR. Abbiamo cercato di far partire questa iniziativa proprio adesso perché i rumors dicono che nel futuro usciranno nuovi bandi e nuove opportunità. Allora è meglio essere preparati prima che essere pronti che arrivare in un secondo momento in cui potrebbe essere troppo tardi. Quindi ancora bandi PNRR ne sono usciti pochi, quindi dovrebbero uscire tanti, turismo, agricoltura, da quello che si sente ai vari ministeri, quello che in prima fila sentiamo noi. Questo sportello è teso proprio a invogliarvi, a incentivarvi, anche se avete dubbi che non sono sui bandi, volevo dire, potrebbe essere un aiuto per tutti quanti voi, per esservi vicino. Una telefonata, un passaggio, e potrebbe insomma colmare qualunque vostra carenza. Per questo motivo è nato questo sportello. Quindi buon lavoro a tutti, passo la parola all'assessore Antonella Brea. Grazie, buonasera a tutti. Allora, come dice il sindaco, abbiamo voluto fortemente questo sportello per essere vicini ai nostri cittadini e alle nostre imprese, perché è un momento particolare per tutti. Abbiamo vissuto 2 anni difficili e siccome adesso si riparte, noi vogliamo, come dice il sindaco, trovarci pronti a cogliere queste opportunità. Quindi abbiamo voluto Sandro De Giorgi con la sua azienda, l'abbiamo messo a disposizione dei nostri concittadini in modo tale da potervi dare qualsiasi delucidazione su qualsiasi tipo di informazione voi abbiate bisogno. Abbiamo qui le schede informative che abbiamo già messe sul sito, abbiamo aperto un link dove lì abbiamo già iniziato a presentare le proposte attuali, come dice il sindaco ne usciranno delle altre e quindi tutto qui. Noi volevamo semplicemente esservi vicini e darvi l'opportunità di essere pronti ad accogliere questa occasione che è veramente importante dopo questi 2 anni di fermo, che volevo dire, abbiamo già censito tutte le aziende del territorio con il nostro ufficio e i responsabili del settore che hanno fatto un lavoro in questo mese e mezzo molto importante, hanno mandato le mail a tutte le attività proprio per rendervi partecipi e per informarvi di quello che stiamo facendo e siamo sempre lì e pronti a rispondere alle vostre richieste. Sempre
nel limite delle nostre capacità. Noi siamo sempre disponibili, non abbiamo la bacchetta magica perché quella ancora non ce l'ha data nessuno, però speriamo che di aver fatto più del normale. Ecco, adesso passo la parola a Sandro Di Giorgi che vi illustrerà le più importanti misure a disposizione. Grazie. Passo un attimo la parola a Grizzo Maggiore perché ci sono anche perché ci sono anche delle misure a disposizione per i giovani e anche questo è un aspetto che non trascuriamo. Buonasera a tutti. In questa manifestazione, in questo evento, soprattutto mi ha colpito la parola giovani, perché adesso è una parola che purtroppo non va tanto di moda. Molti ragazzi vogliono investire, vogliono aprire un'attività, ma non sanno neanche a chi rivolgersi. Sentono in televisione, ci sono fondi, ci sono stanziamenti, ma non sanno dove andare per poter chiedere cosa c'è a loro a disposizione. Questo sportello ha proprio questa capacità, cioè di far sentire vicino le istituzioni ai giovani di oggi. Quindi qualsiasi giovane che ha un'idea, può sembrare anche un'idea difficile alcune volte, magari rivolgendosi a questo sportello prova a trovare diverse risposte dalla squadra che abbiamo messo in campo per poter gestire questa situazione. Io vorrei ringraziare innanzitutto tutti i presenti, che vedo che sono tanti, quindi Rivera risponde bene e augurarvi buon lavoro. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Sandro De Giorgi, della formazione. Grazie per l'invito, grazie all'amministrazione, al sindaco e all'assessore che hanno avuto questo sportello e questa iniziativa. Qui con me c'è Piero Palano che è presidente di Atena Formazione, Romina Troisio che è la nostra direttrice e la nostra esperta in comunicazione digitale, Sara De Giorgi. Noi siamo attivi sul territorio da diversi anni e ci prodighiamo da tempo per promuovere e diffondere le varie misure esistenti, perché quello che purtroppo continuiamo a notare oggi è la mancanza di informazioni. Ancora oggi vengono da noi imprenditori, ragazzi, magari con intenzione, con belle idee di voler attuare qualche progetto e magari sono impossibilitati a farlo per il semplice fatto o che hanno già avviato un'iniziativa su magari per colpa di qualche, diciamo per colpa tra virgolette, di qualche consulente che magari li spinge subito ad aprire l'impresa. Molto spesso le misure, una delle prime regole madri sempre che si portano con sé è quella di prima di presentare qualunque tipologia di pagamento o anche di avviare la stessa impresa, bisogna prima presentare la domanda e dopo adempiere a tutte le attività burocratiche e amministrative, la maggior parte, soprattutto per quelle che riguardano le nuove iniziative di impresa. Poi altre magari iniziative permettono di poter spendere immediatamente già alcune, diciamo di effettuare già pagamenti sin da subito. Quella di oggi è una delle prime iniziative che questa amministrazione ha voluto attuare, la prima di tante che ce ne saranno quest'anno, visto il particolare momento che abbiamo vissuto finora per via della pandemia, quindi già di anni sperando di mettercela alle spalle una volta per tutte. Ora purtroppo è noi, speriamo che non si aggravi anche questa ulteriore crisi tra Russia e Ucraina, le cui conseguenze già le stiamo vedendo, le stiamo toccando da soli andando già a fare rifornimento con la nostra macchina oppure con le bollette che sono arrivate nelle nostre abitazioni, e soprattutto tante imprese già stanno soffrendo in questa fase perché con le bollette ovviamente che rincarano, la prima voce del capitolo di spesa che Maurizio me lo può confermare che vanno a tagliare sono le risorse umane. Le risorse umane a casa vuol dire ovviamente meno consumi per tutti, meno domande e quindi una recessione di nuovo per tutti noi. Quindi questa iniziativa ha un unico scopo, quello di aiutare i ragazzi ovviamente ad avviare nuove realtà imprenditoriali e soprattutto le imprese a sviluppare magari la propria impresa anche con nuove idee, diversificandolo anche come spesso può avvenire,
utilizzando queste misure. Molti imprenditori, come dicevo prima, vengono da noi magari a cose già fatte, avendo già pagato un macchinario acquistato, senza sapere che poteva sfruttare una misura qualunque. Spesso vanno in banca, l'operatore in banca non sta lì a guardare se c'è una misura che gli può far risparmiare il 20, il 30, il 40%, gli fa il finanziamento ordinario ed è finita l'insomma. Quindi ringrazio ancora una volta l'assessore per aver voluto questo sportello, perché all'unico scopo quello di informarvi e supportarvi. Quindi per qualunque dubbio, per qualunque esigenza, chiamateci, noi e tutti i colleghi di Atena sono a disposizione per chiarirvi tutti i vari aspetti delle varie misure. E prima di avviare qualunque iniziativa, chiedeteci se c'è qualche misura che possa essere attuata. La piccola premessa che faccio è: di misure ce ne sono tante, come ha detto prima il sindaco, il PNRR ne prevede tante. Ci sono tanti soldi da spendere per l'Italia, speriamo che non siano l'ennesimo buco nell'acqua, perché molto spesso quando c'è esigenza di spendere i soldi in maniera veloce, molto spesso si fanno grandi errori con progetti fumosi e poco chiari. Noi abbiamo partecipato a diversi progetti adesso in essere, coinvolgendo molti ragazzi, perché l'intento di Atena è quello sia di aiutare imprenditori e cittadini ad avviare nuove realtà imprenditoriali, ma soprattutto ad aiutare i ragazzi ad inserirsi nel mondo del lavoro. Ovviamente lo facciamo nel nostro piccolo, perché chi dovrebbe forse legiferare, anche lo stesso Lugrati, verso il programma di garanzia giovani, fatto per certi versi molto male, perché i ragazzi hanno tante ambizioni, però non si può neanche speculare sui giovani facendo fare una formazione solo per gli enti di formazione. Ecco perché noi, contrariamente a quello che possono pensare tanti enti, siamo per una formazione vera per i ragazzi, e come facciamo spesso vogliamo fare una formazione che possa veramente inserirli nel mondo del lavoro. Detto questo, oggi volevamo parlare di qualche misura, non tanto ovviamente perché, come dicevo prima, faremo notte tardi. L'ultima promozione da parte della Regione è il bando NIDI, nuove iniziative di impresa, che è un po' in continuità con quello che già è stato nell'edizione precedente, però ovviamente la Regione Puglia, recependo l'ultima direttiva dell'Europa 2020, l'ha incrementato e ovviamente ha dato modo di dare la possibilità ai ragazzi di pensare a qualche idea imprenditoriale per poterla attuare. La misura prevede ovviamente aiuti che vanno dai 10.000 fino a 150.000 euro, elevabili a 200.000 in determinati casi. Magari è inutile andare nel particolare adesso, perché saremo lì a leggere tutti i vari commi del bando, magari lascerei poi dopo anche la parola a voi stessi se volete fare delle domande specifiche, non solo su NIDI ma anche su qualche altro bando che poi magari la stessa dottoressa Torisio vi dirà insomma. Quindi, come vi dicevo, gli importi partono da 10.000 minimo. Quando dico 10.000, ovviamente sappiate bene, parlo di al netto di IVA, quindi non pensate che l'IVA sia finanziabile. E l'altra premessa che vi faccio è: la Regione Puglia si è disponibile a dare questi soldi, ma con idee che abbiano tre caratteristiche principali: la sostenibilità economica, ovviamente, l'esecutività del progetto, perché se uno ha intenzione di aprire in un terreno una fabbrica per la costruzione di macchine utensili, non è che abbiamo bisogno di 2 anni per farla, perché comunque la Regione Puglia vuole finanziare idee che siano attuabili nel miglior tempo possibile anche, no? Quindi tenetelo ben presente. Ovviamente l'altra caratteristica principale che ciascuno deve avere prima di presentare l'idea è quella della correlazione, diciamo, della vicinanza del suo profilo, del suo curriculum all'idea progettuale, perché io ho determinato uno skill professionale di un certo tipo, domani non mi posso inventare a fare una fabbrica di, non so, di come si prepara la marmellata o quant'altro, se non sono del settore. Quindi le opportunità ci sono, però tenete ben presente questo, quindi fate magari un'analisi personale e dire: io sono in grado di poter fare questa iniziativa, perché poi quando andrete in Regione Puglia, perché dopo 60 giorni vi chiameranno per fare il colloquio direttamente in sede, loro valuteranno la prima cosa il curriculum, quindi se non c'è attinenza, perché sanno come vanno soprattutto ancora oggi da noi molte cose, perché il papà
magari che ha già un'idea, si inventa di poter utilizzare il figlio o qualcun altro per poter attuare una sua idea imprenditoriale di cui il figlio non sta assolutamente nel figlio, l'amico e il conoscente, lo dico perché è la verità, ancora oggi continuiamo a ricevere persone che ci propongono di tutto. Comunque Nidi, come Sara ci sta facendo vedere, è destinato ovviamente a compagini giovanili, imprese femminili, nuove imprese o imprese turistiche. Tutte queste categorie devono avere delle caratteristiche ben precise, tra cui compagini giovanili, ovviamente giovani con un'età tra i 18 e i 35 anni, quindi se c'è un'aggregazione di giovani con ovviamente l'età tra 18 e 35 anni deve essere almeno del 50%, sia in termini di numero di soci che in termini di quote all'interno dell'applicazione stessa. Così come le imprese femminili, quindi donne che abbiano superato i 18 anni. Ovviamente questi giovani non si devono trovare in una delle condizioni che il bando stesso sottolinea, quindi che non siano dipendenti a tempo determinato, con un contratto superiore alle 20 ore, che non siano titolari di partite IVA, oppure all'interno dell'applicazione che ci sono soci amministratori dove, che hanno ricoperto il ruolo di amministratore negli ultimi 3 mesi di qualche società. Quindi mi raccomando, se non siete singoli, siete insieme a qualcuno, bisogna valutare per bene le caratteristiche che ciascun soggetto deve avere. Lo stesso delle nuove imprese fanno parte tutti i giovani ovviamente che hanno perso il lavoro o quantomeno non lavorano, così come per le imprese turistiche. Quindi poi per i dettagli dipende sempre dall'idea progettuale di ciascuno. Detto questo, allora, i 50.000 euro sono il massimale per le compagini giovanili. Per le imprese femminili abbiamo invece un capitale elevabile a 100.000 euro, elevabile in determinati particolari casi. Per le nuove imprese, come ho detto prima, arriviamo a 150.000 euro come massimale, elevabile a 200.000 nei casi in cui, come stiamo attuando in questo momento, per esempio il caso di una falegnameria, il cui papà, ormai ovviamente stanco dopo 40 anni di lavoro, sta cercando di fare il passaggio generazionale dando ovviamente la falegnameria al proprio figlio. Quindi in quel caso si possono attuare tutte quelle deroghe del bando stesso per arrivare fino a 200.000. Adesso vediamo una tabella riassuntiva, così almeno vi è chiaro qual è l'aiuto che Nidi potrà dare. Ma sì, se ti soffermi sulla prima, ecco. Sì, questa è la prima, sì. Come vedete, per investimenti parliamo in questo caso di nuove imprese e di imprese turistiche. Sottolineiamo una cosa, perché c'è stato più di qualcuno che ce l'ha richiesto. Se ci sono due donne che vogliono avviare un B&B, per esempio, come la stessa tabella sta indicando, ovviamente ciò a cui bisogna fare riferimento è che loro faranno, in questo caso, anche se vogliono avviare un B&B, non devono fare riferimento alla somma delle imprese femminili, ma al capitolo relativo alle imprese turistiche. Quindi comunque non tutto è finanziabile, poi tra le varie spese ammissibili andremo a vedere nel singolo capitolo di spesa. Quindi ciò che conta appunto è capire chi sta presentando la domanda e dove ovviamente andare a parare con le spese ammissibili. Anche i B&B, che molto spesso tutti ci stanno chiedendo per aprire questi B&B, è molto particolare, perché comunque il B&B deve avere almeno 3 camere con 6 posti letto e nella stessa abitazione ci deve essere la parte associata al titolare dove deve avere il domicilio ovviamente per gestire il B&B. Non è consentito ovviamente fare una cucina, come spesso accade, come sappiamo, oppure dargli il bigliettino per fargli fare la colazione al bar di fronte, perché non è previsto. Ci deve essere nello stesso B&B un'ampia sala, ovviamente, adeguata, abilitata per tutto ciò che riguarda la sicurezza, per poter permettere una colazione come da definizione di legge regionale del B&B stesso. Quindi non diamo per scontato tutta una serie di cose, di attività da fare. Quindi è tutto ciò che riguarda invece la parte del titolare che deve dormire all'interno dell'area stessa del B&B, non è finanziabile. Quindi non diamo per scontato che se io devo spendere 100.000 euro per rifare il locale, non lo può neanche rifare, perché sono in termini di spese ammissibili,
la regione riconosce solo il 20% delle opere murarie rispetto a tutte le altre spese ammissibili. Esempio, se io devo rifare questo locale per farmi il B&B, devo spendere 100.000 euro e sono 80.000 euro di opere murarie, non sono ammissibili, non sono finanziabili, perché la regione dà solo il 20% di tutte le altre spese ammissibili. Ovvero, se spendo 50.000 euro di arredi o altro, insomma, per l'abitazione, perché ovviamente ho i letti, ho gli armadi, e quelle spese sono ammissibili, la regione Puglia mi dà solo il 20% di quei 50.000 euro per l'opera murarie. È chiaro? Quindi non diamo per scontato magari che la regione, vedendo quelle tabelle, ah, ok, il 50% finanziato, il 50% a fondo perduto, il 50% a proposito del tasso agevolato a tasso zero, o massimali che possono arrivare fino a 100.000 euro in certi casi, con 60 rate massimo, insomma, da dover restituire. Quindi, ricapitolando, se uno deve spendere, supponiamo che l'idea è ammissibile, fa parte dei codici Ateco, delle attività ammissibili, e quindi può partecipare al bando, la Regione Puglia riconosce per investimenti fino a 50.000 euro il 100%, il 25.000 euro a fondo perduto e il 25.000 euro a tasso zero. Ricordiamoci di una cosa fondamentale, che quando si va al colloquio la Regione Puglia potrà vedere, sì, 50.000 euro a netto d'IVA, ma tu 10.000 euro ce l'hai di cash disponibili, liquidi, che la Regione vuole vedere, non a parole ovviamente, per poter finanziare con un fondo di iniziativa. Chi non ha la possibilità di avere ovviamente la liquidità, la Regione Puglia ovviamente non dà nessun contratto. Ovviamente se si supera l'investimento di 50.000 euro, se arriva a 80, ovviamente se andiamo oltre 50.000 euro, arriviamo a 80 e 100, ovviamente le percentuali si abbassano. E la Regione a quel punto ti chiede non solo l'IVA, ma anche l'altro 10% rimanente che devi comunque finanziare tu cash, e lo vuole vedere sul conto. Ricordatevi che nel momento in cui si presenta la domanda, la Regione Puglia vuole vedere anche i dati catastali dell'immobile dove tu andrai a svolgere l'iniziativa. Non ci deve essere un contratto di comodato di affitto, ma quantomeno i dati catastali, perché la Regione vuole sapere, ok, ha già individuato l'immobile, quindi l'idea può essere cantierabile, no? Perché se tu non hai ancora idea dove poter svolgere quell'attività, la Regione sicuramente non ti potrà finanziare l'iniziativa stessa. Quindi mi raccomando, uno deve avere già i dati catastali dell'immobile per poter procedere, più che altro. Ovviamente ci sono dei distinguo, perché per alcune tipologie di compagini, come abbiamo detto, compagini giovanili, si sa, si può andare giù, per le compagini giovanili e per le imprese femminili c'è un ulteriore aiuto che riguarda ovviamente proprio la parte rimborsabile. La parte rimborsabile, che avevo detto che bisognava restituirla in 60 mesi, per le compagini giovanili e le imprese femminili c'è un ulteriore aiuto. Dopo le prime 30 rate, se un'impresa ha già rimborsato le prime 30 rate previste dalla Regione stessa, se ci si è comportati bene, si è rendicontato l'80%, diciamo, di quasi l'intero progetto, la Regione Puglia non richiede più un'assistenza rimborsabile, quindi le altre 30 rate residue rimanenti ve le abbona. Ok? Quindi c'è un ulteriore premio per le compagini giovanili, ovviamente, e le imprese femminili. Comunque tutto ruota intorno all'idea progettuale e di chi presenta l'iniziativa, di quanto sia cantierabile, del curriculum che avete ed altro, insomma. Poi comunque, se l'idea è buona, è un'idea che funziona, in 60 giorni la Regione Puglia vi convoca a Bari per fare il colloquio, e lì dentro non può entrare il consulente, come spesso ci è accaduto magari per altre misure di Invitalia, permettevano l'ingresso del consulente all'interno del colloquio con i funzionari regionali, in quel caso ministeriali, essendo Invitalia a Roma. Oggi vi siete da soli, quindi dovete essere ovviamente esperti dell'idea che state presentando, padroni dell'iniziativa e saper delucidare i vari funzionari. Questo ovviamente l'hanno evitato, perché vogliono evitare il più possibile prestanome o idee non concrete. Le misure ce ne sono diverse, come vi ho detto prima. Come vi ho anticipato prima di iniziare di parlare di NIVI o altro, di misure ce ne sono diverse. Qualcuno c'è Resto al Sud, che anche è simile al bando
abbandoniti, anche quello dà un contributo, 50% a fondo perduto e 50% da rimborsare, però anche lì ci sono dei vari distinguo con tempi ben diversi, quindi tutto dipende da voi e dall'idea progettuale. Le misure ci sono, è chiaro che non bisogna più avvicinarsi ai bandi come si faceva un tempo, della serie, ok, ora mi invento qualcosa perché tanto c'è questa misura per prendere il contributo a fondo perduto. Non erano scemi prima, non lo sono a maggior ragione ancora oggi, quindi loro guardano soprattutto la sostenibilità economica finanziaria e la location del posto. Di domande ne presentano tante, come ne hanno presentate tante anche con l'IDI, ne hanno bocciate anche tante, perché comunque era palese che comunque erano domande che non erano sostenibili per tutta una serie di ragioni. Per le imprese ancora oggi ci sono diverse e tante altre misure da poter attuare per chi è già attivo da diverso tempo, perché un'impresa può partecipare per questo bando, però non deve essere attiva da più di 6 mesi, mentre possono andare oltre i 6 mesi solo quelle aziende che stanno attraversando un particolare periodo di difficoltà in cui i dipendenti vogliono acquisire l'impresa stessa. Ecco perché dico, bisogna vedere dall'idea progettuale, da chi presenta la domanda, quali caratteristiche ha per poterle presentare. Noi siamo qui per delucidarvi ovviamente su tutte le informazioni, come Antonella Rosario l'ha detto, magari vi accomuniamo in 3-4 richieste tutte insieme, poi per chi vorrà andremo a trovarla direttamente anche presso l'azienda, oppure ci verrà a trovare direttamente al comune, mettendoci d'accordo prima per tutta una serie di ragioni, ovviamente tra cui anche il Covid stesso. Comunque noi vi ribadiamo ancora il fatto, un semplice concetto, chiedete, informatevi prima di procedere con qualunque iniziativa, perché è un peccato poi, se avete i requisiti per poterla attuare e magari avete già fatto un bonifico, l'iniziativa si presuppone già avviata e non potete partecipare a questo stesso. Se avete delle domande su Nidi, diteci, o dei dubbi su qualche idea come avete pensato, ovviamente che abbiamo anche per un discorso di privacy, ciascuno poi potrà anche compilare la scheda dei fabbisogni e verrà contattato direttamente da noi per poter esaurire ogni, scongiurare ogni dubbio possibile. Posso fare una domanda? Certo, siamo qui per questo. Volevo chiedere, questi progetti possono essere portati avanti da un singolo o da un gruppo di azione? E nel momento in cui vengono portati avanti da un gruppo di persone, diciamo, quello di cui parlava chiaramente il denaro contante, tra virgolette chiamiamolo, no? Si può mettere a disposizione? Certo, no, dovete, perché comunque tenete presente che il grande vantaggio di queste misure è che voi non dovete spendere i soldi dal notaio per avviare l'SRL, poi magari non sapete neanche se ve la finanza. Quindi diciamo come viene magari mettersi. Voi indicate prima la tipologia di impresa che andrete a costituire, ok? Dopodiché la regione dirà i soldi ce li avete? Sì, loro la regione, nel momento in cui vi danno la disponibilità di poter firmare l'atto unilaterale doppio cosiddetto, vi chiederà, mi fate vedere il conto corrente dove ci sono 10.000 euro che dovete mettere voi, e poi da parte avete aperto un conto corrente in banca come i soci facendo vedere la disponibilità dei soldi stessi. Chiaro, tutto dipende dall'idea progettuale e da chi sono i soci ovviamente. Non vi ricordate che il 50% dei soci deve ottemperare determinati requisiti, almeno il 50%. Poi per casi singoli, specifici, per idee progettuali ci possiamo sentire assolutamente. Quindi, anche per i ragazzi, faccio una piccola premessa, se vi fate da portavoce, noi orientiamo molti ragazzi sia per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro, indirizzandoli su quale, sulla base del percorso professionale che hanno scelto, su quale corso magari andare a approfondire determinate tematiche per poter accedere all'interno dell'azienda, all'interno di una azienda. Quindi noi siamo qui per orientare ovviamente e indirizzare nel miglior modo possibile tutti, imprenditori, cittadini o i ragazzi stessi. Siamo contenti tra l'altro di fare questa prima riunione qui all'interno del museo, dei quali siamo stati promotori delle varie attrezzature e attività che ci sono all'interno. Abbiamo partecipato al bando della riqualificazione delle aree museali nel 2012, se non erro, no Romina? Sì.
siamo contenti di vedere, tra virgolette, la nostra Butterfly House ideata e progettata già a suo tempo. Quindi le misure ne promuoviamo e partecipiamo insieme ad altri enti, tipo anche ambiti territoriali, tipo anche enti comunali, enti pubblici, li costruiamo insieme per fare progetti, ritorno a dire, veri, come quello che abbiamo attuato adesso e presentato al Ministero delle Politiche per la Famiglia sulla dispersione scolastica dei ragazzi, un tema che purtroppo da noi interessa tanti, 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 tanti giovani, anche sulla violenza sulle donne, lunedì ne stiamo chiudendo uno. Sono sempre donne che prendono una qualifica dopo questo percorso formativo e tante, la nostra gioia è che tante hanno già ricevuto un contratto di lavoro all'interno delle masserie, delle strutture turistiche dove hanno fatto il tirocinio. Quindi questo è il cerchio che noi facciamo, creare lavoro e sviluppo nei vari territori. Ma di più, se avete delle domande, Romina vuol dire qualcos'altro, non lo so. Per i discorsi di misura, come ho detto, ce ne sono tante. Di giovani, ora partirà il nuovo programma Garanzia Giovani, oggetto di tanta critica. Di tanta critica vera e anche plausibile per tutti i ragazzi che hanno partecipato. Però nello stesso tempo in tanti hanno trovato il lavoro grazie proprio a quei percorsi. Noi sistematicamente ogni mese con Sara andiamo a verificare e analizziamo tutti i vari percorsi professionali maggiormente richiesti dalle aziende. E da lì partiamo per promuovere questi corsi alle aziende stesse, ai ragazzi stessi o per inserirli, tra cui in ordine per esempio ultimamente ora molti ragazzi fanno il corso per l'assistente alla poltrona per iscriversi negli istituti automatici perché erano obbligatori. In altri per esempio stiamo promuovendo il corso per saldatori perché è maggiormente richiesto. Molti saldatori che ci sono all'interno di aziende specializzate non hanno neanche il patentino, non sanno neanche cosa sia. Mentre tanti ragazzi che hanno fatto il corso con noi, molti vabbè se ne sono andati in Germania e li hanno presi subito, prendono 4.000 euro per dirti qualcuno che ci ha chiamato e ce l'ha detto, però sono figure molto richieste, quindi che qui ci dimentichiamo, sappiamo benissimo che significa lavorare in un'officina, 4.000 euro forse se no li danno a 4 operai se si comportano bene. Quindi il giro che facciamo ovviamente è promuovere misure, formare, presentare progetti e creare nuove aziende per chi ha ovviamente i requisiti giusti per presentarli. Quindi... Buonasera. No. Su quello non sappiamo benissimo. Se avete domande su Nivi, se qualcuno era in particolare... Quando si parla di composizione societaria quindi la mascherina sono
No, parlare di composizione societaria, forse è il caso che si trovi meglio, a volte può anche esserci una composizione mista, cioè nel senso che l'importante è che la come ho detto prima, almeno il 50% dei soci del capitale deve avere le caratteristiche richieste al bando. Poi dall'altra parte possono esserci titolari di azienda, amministratori, chiunque, il papà, chiunque, senza nessun problema. L'importante è che almeno il 50% abbia le caratteristiche richieste dal bando stesso. Penso che ci siano qua diversi collegati alla ristorazione. Qual è il settore di maggiore interesse? Facciamoci le domande che sono prima, non abbiamo una domanda al questo mondo specifica. Infatti in generale, quando c'è stata il corso di iniziativa, no? Come hai detto, quest'anno scende un bagno, ne usciranno. Ne usciranno diversi. Qualcuno ha partecipato già precedentemente, io ho partecipato a qualcuno. Ora siamo chiusi in microprestito, per esempio. Questo era della Regione Puglia. Volevo capire, siccome voi diciamo a volte la burocrazia in modo che diciamo, non diciamo più, e sono molte volte sono delle pratiche abbastanza complicate. Sì. Ma voi ci seguirete anche nell'iter? Cioè se io sono interessato, lei l'azienda bene in questo caso, mi segue nell'iter procedurale o mi dà soltanto l'informazione, c'è questo qua e poi... Ecco. Hai fatto bene a fare questa domanda perché quello che la burocrazia sappiate che è mostruosa e ci sarà. Quindi, come abbiamo ripetuto da titoli secondo, a microprestito o altro, armatevi di santa pazienza perché i soldi non li regala nessuno e ovviamente chi li regala vuole vedere se effettivamente sono stati utilizzati per lo scopo previsto e presentato. Quindi se uno pensa che presenta la domanda e dopo 30 giorni gli danno tutti i soldi, arrivederci e grazie, non è così. Infatti l'aiuto anche partendo dallo stesso MIDI sarà a sale, no? Stato avanzamento ai lavori. Mi dà un primo 20%, un 25%, poi gli facciamo vedere che ne abbiamo speso tutto questo 25% e ci danno un altro 50% per il mix di composizione tra il 25% a fondo perduto, il 25% a tasso agevolato e così via, fino alla fine e conclusione del progetto stesso. Ovviamente noi ci faremo da promotori possibili e immaginabili nel dettaglio di tutta la linea progettuale. Poi sta a ciascuno di voi continuare a scegliere se fare e presentare l'idea progettuale con noi o con il tramite del proprio consulente, commercialista, consulente dei lavori, cioè, noi siamo qui a spiegare l'iniziativa, a farvi la prefattibilità gratuita nel dettaglio, perché quando facciamo la prefattibilità ed è positiva, vuol dire che puoi presentare tutti i documenti come da bando al 100%, non ci sono sbavature. Nulla, perché la prefattibilità è pari al progetto, diciamo. E quindi per ogni domanda, come vi ho detto, o compilate la scheda, come ci siamo detti con Antonella, ce la inviate alla mail di infobandi del comune che Andrea ha predisposto, Andrea poi ce la girerà a noi e noi vi contatteremo direttamente, come abbiamo già fatto con qualcuno di voi, non so se ho già parlato con qualcuno al telefono. Perché noi miriamo sempre alla concretezza, no? Quindi se ci sono idee improponibili, ve lo diciamo già al telefono, è inutile che presenti questa misura. Come NIDI, come tanti altri bandi, prevedono un programma cosiddetto organico, completo e funzionale. Non mi puoi presentare in una misura un bando per comprare solo un macchinario perché la regione te lo boccia. Il progetto deve essere completo, ampio, congruo e funzionale come la definizione del bando stesso. Va bene? Quindi... Un'altra domanda, sì. Lei parlava nella presentazione del progetto di indirizzarsi in base diciamo, alle capacità lavorative, mettiamo dare così. Successivamente volevo capire la formazione vera e propria, diciamo, per avere degli attestati. La formazione dipende tutto quello che c'è, la formazione poi finanziaria che la regione stessa che finanzia, come no? Per esempio la regione ha attuato diverse misure finanziarie per esempio per formare operatori sociosanitari, no? A cui sono rivolti tanti, inizierà uno per metà aprile da noi, ovviamente lì non potranno partecipare tutti, come altro consiglio che vi do, prima di fare un corso di formazione pensando di ottenere una qualifica
assicuratevi da chi sta venendo questa proposta. Come avete visto quello che è successo in regione, che hanno arrestato diverse persone per questi fantasma host, perché usavano la procedura, tant'è che molte ragazze a noi ci chiamavano, anche i ragazzi, dicendoci posso partecipare a questa misura? Noi ovviamente cercavamo di rinnovare a partecipare, perché loro utilizzavano la scamotage per fare gli esami Molise, Abruzzo, Campania, ma la Regione Puglia l'ha sempre evitato da noi. Hanno speso ragazzi 3.000 euro, come per altri corsi, anche di assistenti di studio non triatico, hanno speso, sono soldi perché da noi vengono genitori con figli che danno 3.000 euro, togliere 3.000 euro da una casa oggi, sono soldi importanti, ecco perché, anche per quello, quando vi propongono qualcosa, potete farci una chiamata, mi hanno proposto questo, è vero? Chiediamo proprio apposta perché abbiamo detto di un sacco di... Chiamano anche da Milano per promuovere questi progetti, ok? Magari prendono anche le spese di prefattibilità per mandarti questa presentazione che io ti posso dare gratuitamente già domani mattina. È chiaro, ti spillano 250 euro. Lo so perché ci arrivano dai nostri clienti imprenditori, tipo i CD Romo, famosi allora, adesso gli mandano la chiavetta o un link di collegamento per scoprire cose banali che uno studiando il giornale poi in maniera diversa li può ottenere gratuitamente. Quindi il giro su internet è pieno di queste cose, ma pure di corsi. Diventa host in un mese, quindi c'è cioè, Romina. Anche con 50 euro, io magari non in realtà. Chiedetevi sempre ovviamente tante cose perché la rete è piena di insidie, questo ovviamente ne va della garanzia del percorso. Noi abbiamo sempre lavorato con la massima trasparenza perché uno non vogliamo problemi di nessun tipo, e due, siamo più le volte in cui diciamo no alle persone che sì, perché è così. È inutile che vai a fossilizzarti, a presentarti a un bando per il quale non hai i requisiti o per il quale l'idea progettuale che hai in mente non per la cosa. Quindi, perché uno non vogliamo perdere tempo noi intanto. No, ma è giusto. E noi vogliamo sfidare soldi ai giovani, ai ragazzi, perché presentare una misura è onerosa. Presentarla, valutarla, seguirla e soprattutto rendicontarla con i documenti della regione è un lavoro mostruoso, quindi perdere del tempo per poi non avere niente no. Quindi e avere anche una prefattibilità di questo tipo, lo dico perché non per ancora una volta sottolineare gli sforzi del comune, è pieno ormai di studi che solo per inserirti ed entrare nello studio e valutare la prefattibilità ti chiedono dei soldi, non ti dicono immediatamente sì puoi partecipare o sì non puoi partecipare, perché giustamente il lavoro per carità, però lo sforzo del comune non è neanche di poco conto dare questa occasione, questa possibilità alla cittadinanza. Colgo l'occasione per dirvi un'altra cosa, a giugno o a maggio, sperando che il Covid lo permetta, ci faremo promotori, ovviamente come abbiamo già parlato con Antonella, del primo corso di educazione finanziaria che noi vogliamo fare qui. Non verremo qui a parlare di partita IVA, partita doppia o altro, educazione finanziaria intendo, e neanche di investimenti, perché molto spesso magari uno può pensare chissà che cosa, parliamo di cose più semplici, come garantire un'università ai propri figli, come garantire un consulente quando mio figlio avrà 18 anni per permettergli di aprire un'impresa, piccoli gesti quotidiani termini di educazione finanziaria che durerà un paio d'ore, poi tutti gli interessati potranno iscriversi per venire, e anche in termini di passaggi generazionali, perché oggi c'è un grande rischio tra papà imprenditore e figlio che non se ne frega niente dell'attività dell'imprenditore del papà, quindi cercare di preservare sia l'azienda del papà che ha costruito dopo 40 anni per non farla disintegrare dal figlio nel giro di pochi mesi, e purtroppo ci sono casi, grandi esempi a livello nazionale di grandi personaggi, ma anche purtroppo anche di, a livello locale, anche con imprese un po' più piccole. Quindi un corso di educazione finanziaria dove andremo a capire come piccoli gesti mensili possono quantomeno garantirci una sicurezza anche per l'imprevisto. Quindi, per iscriversi bisogna andare su. Sì, poi manderemo, lo pubblicizzeremo e chi gli interessati verremo qui con un altro esperto di finanza, e lo faremo qui stesso, un paio d'ore, sarà anche simpatico perché molti ancora oggi pensano
mi tengo il gruzzoletto di 4.000 euro sotto il cuscino, dimenticandosi che oggi, soprattutto oggi, con quello che sta accadendo, quel gruzzoletto ha già perso il 20% nel giorno in anno. Quindi è importante soffermarsi su queste cose, quindi piccole osservazioni che uno ci deve pensare per poter capire. Ecco, quindi il nostro scopo come sportello è a 360 gradi, quindi indirizzare, orientare ed essere accanto. Poi per ogni domanda Romina, Sara, anche Piero, altri colleghi, voi man mano conoscerete anche di Atena, Andrea forse che era qui, non so se sta qui o se è spostato. Può accennare qualcosa sull'impresa 4.0? Sull'impresa, tu dici sul del Ministero dello Sviluppo Economico, sulla formazione o sugli investimenti? Investimenti. Allora, per la 4.0 ovviamente guarda pensare dal 1 gennaio non è come diciamo fino al 31 dicembre 2021. Perché alla fine c'è, ci sono sempre nuove imprese, però ecco perché c'è una misura e ce ne sono tante, allora ricche attività che sono già il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato questo decreto con cui tutte queste imprese interessate ad investire possono investire per l'acquisto di nuovi macchinari, ovviamente, però non qualsiasi tipo di macchinari. E su questo dovete stare sempre molto attenti, perché molti fornitori, pur di vendere il loro macchinario, come è successo, vanno a dire qualunque cosa pur di venderlo. Per esempio c'è stato un caso di una gru, no, è sufficiente che metti una scheda telefonica all'interno della gru stessa per renderla più innovativa possibile e partecipare e usufruire del contributo. L'anno scorso era del 50%, quest'anno in base alla grandezza dell'impresa va dal 40 al 20%, come credito d'imposta, credito d'imposta. Ma infatti del 50%, la formazione è al 50%, però sempre in determinati ambiti, non la formazione oggi impariamo l'inglese, no, formazione in determinati ambiti tipo cyber security, cloud, tutto ciò che riguarda l'innovazione digitale e tecnologica, quindi dipende sempre da quello che devi fare. Ma prima di procedere anche col fornitore stesso, un cliente l'abbiamo bloccato, perché i fornitori sono fornitori, io dipendo da come fai le macchine, è chiaro. Però poi se vai a vedere tra i vari macchinari, le varie tipologie di attrezzature che devi avere, non avere il massimo dell'innovazione della macchina, perché poi c'è un fornitore che mi ha detto puoi arrivare anche al 70% di credito d'imposta. È possibile con qualche altra No, molti dicono che tu possa utilizzare il 50% come credito d'imposta e più poi puoi aggiungere qualche altro bando. Ti posso assicurare che molti bandi non prevedono l'utilizzo per lo stesso bene, quindi l'aiuto per la stessa tipologia di progetto, okay? Ciò che prendi con un bando, okay, non può essere oggetto di agevolazione con un altro bando ancora, okay? Noi in passato per esempio abbiamo utilizzato INAIL per un macchinario e il titolo secondo però non per la parte non finanziata da INAIL, era per un altro macchinario su cui si appoggiava questo, cioè un camion con il titolo secondo, la gru effettiva con INAIL, ok? Queste cose le puoi fare, ma non è lo stesso tipologia di macchinario, perché molti stanno dicendo questo. No, tutti i bandi girano dietro, ma lo stesso progetto non può essere finanziato due volte, no? Un acquisto in leasing. Acquisto in leasing lo può fare anche col. Lo può comprare anche con il leasing per il credito d'imposta. Cioè come credito per impresa 4.0, sì, lo puoi fare, leasing lo puoi fare. Ma l'hanno anche spalmato in 3 anni, è vero? O è sempre nello stesso anno tipo. Tu il totale investimento tuo in quel caso quanto è? 100.000 euro per esempio, se ti danno il 50%, quel 50% tu te lo puoi spalmare, se non erro, non ricordo a memoria per quanto riguarda il leasing in particolare. No, senza leasing, perché lo sforzo diciamo che era così quanto il programma, adesso dal 1 gennaio l'hanno fatto. Questo è il dettaglio che bisogna vedere poi. Ovviamente vanno sempre viste in base anche all'ultimo decreto fino al 50% massimo, le misure vanno viste sempre in
base all'ultimo testo. Sì, in base anche alla tipologia di impresa, se è micro, piccola o media impresa. Il massimo è il 50%. Arriva, c'è dal 40% adesso, massimo. Massimo l'anno scorso era il 50%. Ecco perché oggi, paradossalmente, ti dico, se tu hai un sacco di imposte da pagare, no? Può anche andare bene. Ma se tu devi arrivare a un 40% solo come credito di imposta, è preferibile prendere quasi un 40% a fondo perduto col titolo secondo se il progetto lo prende. Perché parlavo del 70% era un punto, 70-80% ha senso, se no non ha. Va bene. 4.0 non era compatibile con Investo al Sud, no? Investo al Sud vuol dire tutto. No, forse con no, Resto al Sud. Sandro, forse con zona svantaggiata era cumulabile. La parte non finanziaria, esatto. Quella. Perciò no. Si arrivava al 5%. Le misure vanno sempre viste e valutate. Non è che può prendere un bando di qualche mese fa e procedere. Guarda il bando, con le ultime direttive modifiche sono state attuate, perché potrebbe anche la sorpresa alla fine, no? Allora, perché ci sono anche varie attività commerciali qui, per esempio? Sì, ma non so come siete strutturati. Ci sono vari, ci potresti fare degli esempi per quello che riguarda il titolo secondo? Perché io penso che per molti sia forse la voce più interessante. Allora, il titolo secondo, sì, vi faccio questa premessa sul titolo secondo, che è quello maggiormente utilizzato, ovviamente anche tra virgolette maledetto da molti imprenditori, perché i soldi sono arrivati dopo un anno e mezzo, due anni. Però come dicevo prima, la burocrazia, se io so che devo fare un'idea progettuale, i soldi ovviamente non posso presentare l'investimento sperando o augurandomi di avere i soldi già tra un mese, no? Devo avere la pazienza di attendere quando la regione terminerà la sua istruttoria e mi darà i soldi. Meglio averli tra due anni che non averli proprio, se devo comunque fare l'investimento, no? Questo è il diciamo, è la guida principale. Il titolo secondo, che esiste ormai da 10 anni questo pezzo e più, è stato ideato ovviamente dalla Regione Puglia 10 anni fa e ha demandato le banche per agevolare le piccole e medie imprese di tantissimi settori, commercio, ristorazione, tutti voi potete partecipare. E ovviamente la regione ha demandato le banche perché e non ha fatto come ha fatto con Nidi direttamente l'aiuto con il 50% a fondo perduto, perché comunque grazie alle banche la regione si elimina tutto il discorso di controllo a monte, perché sai benissimo quando vai in banca ti fa la radiografia e sa se esisti, se ci sei veramente come azienda, se stai attuando veramente l'idea progettuale. E con il titolo secondo oggi ulteriormente migliorato, uno può arrivare tra conto interessi e fondo perduto quasi a oltre un 40% di rimborso, cioè spendo 50 mi danno quasi 20.000 euro di cui io posso farne quello che voglio. È un 40%, quindi ci sono misure che danno il 50%, c'è INAIL ancora oggi, solo per determinate tipologie di settore, però è così quello complesso e noi l'abbiamo fatto da mezzo, anzi quelle volte. E nonostante il progetto che fai, poi si riduce tutto a un click day, cioè come un terno. Noi ci attrezzavamo come, ecco, ci attrezzavamo su più sale informatiche collocate in più punti, anche non solo della regione Puglia, in modo tale che col famoso codice da click day lo mettevamo il più veloce possibile, tant'è che se superavi 3 secondi sei buono, però ti dava il 65%, anche lì molto complesso, con tutta una burocrazia dietro, però alla fine i soldi arrivano e sono arrivati. Il tetto vuole rispettare? Sì, no, dipende sempre dall'idea e soprattutto da quello che devi spendere, in che cosa lo devi spendere. Non diamo per scontato che tutte le spese siano ammissibili, come ho detto prima, per le imprese turistiche molti pensavano di farsi la casa della nonna come B&B con quei soldi, tenerla 3 anni e poi venderla. No, lo dico perché parlo con cognizione di causa dalle telefonate che riceviamo, per cui mi mette a ridere perché forse visto che siamo tutte piccole realtà,
imprese, no? Se mi ricordo quello che tu... Sì, mi vede, è stato chiuso il 31. Il 31, no, è stato prorogato pure il 28. C'era pure, salvaguardiamo le nostre imprese, Alessandro è venuto qui, forse no, avete fatto un convegno qualche... Sì, ma le misure ci sono, se siete commercianti, ristoratori, dipende da che cosa dovete comprare. Se è liquidità pura, vi dico no, ora non c'è niente, ma li riapriranno, però ora non c'è niente. Se invece dovete comprare macchinari, attrezzature, condizionatori, rifare gli impianti, sistemare il, diciamo, la struttura, l'azienda, creare un sito di e-commerce, tutte queste attività si possono fare e ci sono le misure. Non so se volete aggiungere qualcosa, se volete fare altre domande. Sul fronte della pubblicità, e in Italy c'è una, per esempio, già di finanza, la promozione e pubblicizzazione. No, è promozione e diffusione distintamente. A proposito, dimenticavo di dirvi anche con Mini che i costi di esercizio per dei massimali previsti fino a 10.000 euro sono anche previsti per Nidi, quindi tutte le spese riguardanti materie prime, luce elettrica, telefono, tra l'altro adesso è anche uscito proprio oggi il bando del voucher per la banda larga per le micro e piccole imprese, quindi possono partecipare con bonus da 300 fino a 2.500 euro, dipende, quindi sono piccoli aiuti, perché tra l'altro molti stanno diventando tutto di più perché questi soldi del PNRR devono spendere. Per la ristorazione possono utilizzare il titolo secondo senza alcun tipo di problema, che è quello più immediato da poter attuare. In media dopo un anno e mezzo arrivano i soldi, da quando finisce l'investimento, non da quando chiamate noi e poi è passato un anno da quando non lo so. Sì, il passaggio generazionale. Allora, questa è una cosa importante, perché a volte l'impresa uno la deve passare al figlio e non la passa perché ha un sacco di costi. No, i costi perché la deve rinnovare, rinnovare. Poi ci deve essere un atto ben definito con le cose societarie di massa. Ma perché no? Non c'è la possibilità. Ci sono anche altri casi limiti, tipo anche imprese confiscate che uno vuole rilevare, oppure aziende in crisi, in cui dipendenti, come è successo in passato, e vogliono rilevare l'azienda per non chiuderla. Dipende. Il passaggio generazionale è molto richiesto, soprattutto in questa fase. Poi siamo anche del bando imprenditoria femminile, da ottobre che deve uscire il bando imprenditoria femminile solo per le donne. Anche queste imprese femminili, però solo donne. Lì arriva al 90% al fondo del fondo. No, dove è questo qua? Quasi il 90%. Però non si sa. Solo per avviare una nuova impresa o anche un'impresa femminile? Impresa. È previsto anche. Per magari rinnovare o ampliare la attività. È previsto anche per chi vuole ampliare la propria impresa femminile. Per dico femminile perché ha le quote femminili. Dobbiamo vedere poi i vincoli, perché il bando è dal settore, è il settore. Però sono delle misure importanti che stanno partendo in questo momento. Sì, ma se ne bisogna approfittare adesso. È uscito il decreto, uno vuole fare cosa. È stato approvato il decreto, ma il bando è cattivo, mi dà, non l'ha ancora approvato. In realtà tutte le nuove misure, ma anche quelle del PNRR, puntano sull'imprenditoria femminile. Nidi non c'è vincoli di età, Nidi va proprio a promuovere l'impegnato proprio all'imprenditoria femminile per i giovani. Poi il nuovo bando deve uscire sull'imprenditoria femminile, ma anche io resto al sud, si punta un attimo a stimolare le donne a fare impresa, perché la sanno fare bene. Quando fanno impresa le donne lavorano anche bene, quindi imprese e giovani, proprio perché c'è questa carenza, si ha paura di fare imprese, non capisco bene, nel senso che si ha paura anche di non si ha un'adeguata formazione nella gestione di impresa, che non è una cosa semplice, non si fa dormire la notte, perché tra l'agenzia delle entrate, l'INPS, il fisco che ti sta
start-up che andava a promuovere, ma quando mai? L'abbiamo promossa, cioè andava a promuovere l'accompagnamento dei giovani all'impresa con un percorso consulenziale, non solo di formazione. Non abbiamo, solo due persone ci hanno chiesto, era finanziato da ANPAL. Ci si è resi conto, ma abbiamo la platea dei ragazzi dei 18 e 35, perché finalmente si sono resi conto, anche grazie alle ragazze giovani, che i ragazzi di 23 anni tutto vogliono fare in impresa, non tutti, perché no, per abbiamo dei casi sempre in contro, però avendo fatto un po' di esperienza sul territorio con i ragazzi dai 16 ai 29, assolutamente sì, insomma, anzi, sì. Io vi ho seguito molto, magari lo studio cosa. No, no, non ci sono, penso io, cioè, io ho seguito un po' tanto i giovani, perché ho seguito ragazzi che hanno fatto impresa, ho scritto dei progetti, mini progetti per loro, da PIN, progetti spiriti, insomma ho portato un po' di progetti, ho fatto nascere delle piccole realtà imprenditoriali, non sempre sono andate bene. Perché a monte, secondo me, bisogna sapere quello che si fa, avere la consapevolezza che l'impresa è una cosa seria, ma ci si può anche divertire, perché se tu hai il lavoro che ti piace, con tutti gli ostacoli, perché sappiamo, chi fa impresa qui dentro sa benissimo di che sto parlando, l'angiamento di testa continuo, mi rendo conto, però bisogna provare, cioè noi almeno, la mia esperienza, voglio dire, con i ragazzi che hanno provato, hanno fatto PIN, hanno messo su una piccola idea imprenditoriale, hanno fatto bolletti spiriti, hanno preso dei soldi a fondo perduto. Secondo me mancava la formazione nella gestione, la voglia davvero di mettersi in gioco e di credere di poter fare. Alla prima difficoltà non è che ti spaventi e pensi che viene qualcun altro a fare le cose per te. Cosa seria, quindi quando si fa un qualsiasi progetto che sia, io resto al sud, è vero che ti danno il 50% a fondo perduto, ma l'altro 50% tu lo devi restituire, devi capire come devi fare, devi far macinare la tua impresa, allora devi essere sicuro, devi fare una tua indagine, perché al di là del consulente che può essere Sandro che ti dice ok, questo puoi spendere, questi sono tutti i vincoli burocratici della regione, che è tortuoso, è veramente da psichiatra il percorso sui fondi finanziati, è veramente un percorso tortuoso, lo sappiamo noi, perché noi ci scontriamo con logiche burocratiche di persone che sono negli uffici, non sono sul territorio e non si rendono conto delle difficoltà che hanno gli imprenditori che devono fare 10.000 carte per avere cose. Anche i ragazzi di Garanzia Giovani, io ne ho seguiti 300-400 e non scherzo. Cioè, a me sono arrivati ragazzi che non avevano idea che stavano facendo nel tirocinio. Quindi la responsabilità è nostra come adulti, ma anche come imprese. Io prendo un ragazzo per il tirocinio, gli devo insegnare il mestiere. È una mia responsabilità, sono io l'adulto. Così come io sono l'adulta, che quando il ragazzo viene da me non lo butto in qualsiasi impresa. Io ti dico, questo lo puoi fare, attenzione, se fai questo, avrai questo. Quindi se vieni da me perché vuole 450 euro del tirocinio, vai a casa. E l'ho detto a tanti ragazzi, tu devi fare qualcosa che ti insegni, perché stai sprecando il tuo tempo. Vai, lavora, vai dentro un'impresa, fatti insegnare il mestiere, vai, chiedi all'imprenditore, per favore, mi insegni il mestiere, troverai il modo di inserirti. Devi provarci, non puoi pensare che l'impresa venga da te, devi essere un po' più flessibile, devi entrare in punta di piedi, non è che uno ti dà 2.000 euro perché sei tu, con tutte le difficoltà che ci sono. Come oggi. Io, avendo seguito un po' tutte queste dinamiche. Sono stati casi ora che... Scusate, sì. Io cioè, perché dentro no, poi, io sono vita dei commercianti e quindi so benissimo tutto l'iter e tutto quanto, però qui soprattutto, quando un giovane va a lavorare, lavora per un tot di ore eccessivo con uno stipendio da fame. Infatti part time, però bravissima. Bravissima. Ma si controlla chi? Cioè per quale motivo un giovane dovrebbe andare a lavorare e farsi sfruttare? E cioè. Allora, non hai acceso? No, allora quello che dico io, perché io li ho visti tutti con
Gori, te lo posso assicurare, ho visto tutto quello che stai dicendo tu e anche di più, che, però è chiaro che se io ti dico, se tu vieni da me che vuoi fare un corso, perché per te, cioè per andare a lavorare in un'azienda tu devi essere, devi avere quella qualità, partiamo da questo. La prima cosa che dico io quando tu mi vuoi pagare un corso, io la responsabilità che tu me lo stai pagando, non te lo sta regalando la regione, me lo stai pagando, io ti dico bene, tu devi fare le ore di teoria e io ho la responsabilità della teoria e dei docenti che ti metto davanti. Ma tu, quando vai a fare il tirocinio in azienda, hai anche la responsabilità di trovare, di cercare un'azienda che sai che ti può insegnare, ok? È chiaro che tu hai ragione, il mondo del lavoro lo sappiamo come va. Mi sento di spendere però una parola anche per gli imprenditori. Non tutti ragionano con quella logica. Ci sono quelli che davvero lavorano in un certo modo. Tu hai ragione, perché lo so personalmente quello che stai dicendo. Lo so in casa mia, voglio dire, non mi stai dicendo niente di nuovo. Però non tutti lavorano in quel modo. C'è gente che lavora onestamente. Poi, che io mi sento anche di dire che l'impresa a volte non ce la fa a coprire tutto quello che c'è da coprire. Se si chiedono dei costi come contributivi assurdi, ma uno come deve fare uno? Da qualche parte non stiamo parlando che l'imprenditore si frega i soldi del tuo lavoro per andare a farsi la crociera, non tutti sono questo, eh? La realtà è difficile, credimi. Bisogna anche, io mi rendo conto del tuo discorso, perché lo sento, vivo, so di cosa stiamo parlando, però non tutti lavorano in quel modo. Sud, sì, c'è questa cultura. Sia giovani, deve essere. Garanzia giovane, noi l'abbiamo anche detto, deve essere migliorato. Quegli imprenditori che lo usano come, diciamo, come costante, quella di prendere un tirocinante, ok? Superati i 6 mesi, ce ne richiedono un altro, non va bene. Noi come etica ti posso assicurare che dove abbiamo mandato un tirocinante, quando ci hanno richiamato, ho trovato una scusa e gliel'ho anche detto. Ed è stato anche il motivo per cui tanti invece hanno avuto anche un minimo contratto, come è successo pure per assistente alla poltrona. C'era uno studio che ci chiedeva costantemente tirocinanti, scusami, perché non fai almeno un minimo contratto di 20 ore a questa ragazza? Ecco le varie storture, no? Come garanzia giovani dovrebbero vietare, tu impresa chiedi un tirocinante, ti do un'altra possibilità, perché il primo non ti può andare bene, perché è antipatico, non si presenta in orario, non lavora bene. La seconda volta che tu mi rimandi, che ti rimando il tirocinante, se tu non me lo assumi, tu garanzia ai giovani per 3 anni tirocinanti non me devi prendere più. Se vuoi lo assumi, se no ne prendi un altro, ok? Perché tu, se io ti conosco dopo un mese o due non mi va bene, ti mando a casa, ma non dopo 6 mesi, poi ne vuoi un altro dopo 6 mesi. E quindi che fai? Vuoi speculare, come succede nel nostro territorio, lo sappiamo benissimo, e dicono tanti del reddito, troppo del reddito di cittadinanza, ma non è vero. Non lo faccio con una bandiera politica di cui non me ne fotte niente. Ma grazie al reddito di cittadinanza tante persone in questa pandemia sono riuscite ad andare avanti, ok? Quindi tutte le strutture varie, criticate e super criticate, sono state ingloriose, sono fatte solo delle battaglie politiche. Noi, figurati, te lo dico con massima trasparenza, della politica a noi non ce ne frega assolutamente nulla. Ecco perché dico, garanzia giovani dovrebbe essere migliorato, i tirocinanti, tu gli permetti di prendere una volta, due massimo, poi basta, è finito. Ma perché c'è la questione? Cioè, allora, uno vede il tirocinio molto spesso come l'opportunità di avere un lavoratore gratis. Il tirocinio ha l'obiettivo di formare la persona. Ma anche perché ha scoperto che comunque ci vuole tanto tempo per insegnare a una persona il lavoro. Quindi questo tipo di lavoro. Che senso? A maggior ragione, per esempio, uno studio di 8 anni, l'assistente alla poltrona che mi cambia ogni 6 mesi, che senso ha? Che senso ha? Vuoi solo speculare? Comunque, noi siamo di vostra disposizione, vi ringraziamo se non ci sono altre domande e ci vediamo più a Calimera. Grazie a tutti.